Un'immagine, una storia. L'autostazione di Rovereto. In questa cartolina degli anni 50 del Novecento ci troviamo all'autostazione di Rovereto. La stazione si trovava in Corso Rosmini, la grande via costruita nell'Ottocento per collegare il centro cittadino alla stazione ferroviaria. Il corso è lungo circa un chilometro e largo 22 metri ed era il nuovo e principale accesso alla città. Su questa via furono costruiti molti edifici e palazzi importanti. Sui due lati del corso correvano due file di ippocastani, come quello che vedete nell'immagine, alberi importanti per garantire ombra a chi transitava o passeggiava lungo il corso. Questo nuovo e grande viale venne intitolato, alla fine dell'Ottocento, ad Antonio Rosmini, sacerdote e filosofo roveretano. Prima dell'autostazione, in quest'area erano stati costruiti una chiesa e il convento delle Salesiane. Ma all'inizio dell'Ottocento il monastero venne chiuso e i suoi spazi diventarono una caserma, un ospedale militare e delle carceri. Anche la chiesa del complesso venne utilizzato come magazzino dall'esercito austriaco. Nel 1902 la chiesa e una parte di convento vennero abbattuti e al loro posto venne costruito il Palazzo delle Poste. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, negli anni 50, gli edifici rimasti del vecchio convento vennero modificati per diventare la stazione delle corriere che vedete in questa immagine. Nel cortile interno venne realizzata una pensilina, una tettoia che vediamo, per offrire riparo ai passeggeri che attendevano o che scendevano dalle corriere. Il pullman parcheggiato è un Fiat 626, un modello costruito prima della Seconda Guerra Mondiale, che poteva trasportare 27 passeggeri. Sentiamo come è descritto Corso Rosmini in una guida del 1910. Rovereto conta 11.000 abitanti. Giace nel mezzo della Valle Agarina ed è bagnata dal torrente Leno, che presso il vicino paese di Sacco sbocca nell'Adige. Il largo viale che dalla stazione ferroviaria conduce alla città è il Corso Rosmini. In esso, a sinistra, sono il tribunale, le scuole e l'ufficio postale telegrafico e telefonico. A destra vi è la sede della Camera di Commercio, il bagno pubblico, il Grand Hotel e il Palazzo Rosmini, ove nacque il filosofo Antonio Rosmini. Di fronte ad esso è la statua del filosofo, opera di Vincenzo Consani di Lucca, e lì vicino l'asilo infantile, che pure prende il nome da Antonio Rosmini. Oggi l'edificio dell'autostazione non esiste più. È stato abbattuto nel 2014 e, come vedete, al suo posto, pochi anni fa, è stato costruito un nuovo complesso, l'Urban City, con un grande parcheggio interrato. Il nuovo edificio mantiene, come in precedenza, un grande spazio aperto centrale, su Corso Rosmini. Il corso rimane una delle vie importanti di Rovereto, con i suoi edifici. Nelle vicinanze, infatti, si trova ancora il Palazzo delle Poste e la casa natale di Antonio Rosmini. Di fronte a questa, dall'altra parte della strada, c'è anche il monumento a lui dedicato.